Questa mostra è una mostra che è stata fatta con una parte di materiali che sono di proprietà della Fondazione Concordia 7. Quindi si tratta di una mostra costruita proprio per ricordare questo fatto, perché la Fondazione possiede ormai più di 1500 opere d'arte, tra oli, sculture, disegni, fotografie, calcografie, incisioni, ecco. Si tratta di un grande fatto culturale perché sono queste opere, anche attraverso le mostre, a disposizione della città. Questa mostra in particolare vuol ricordare un po' i 50 anni. In che modo? Scegliendo alcuni artisti che sono stati presenti nella galleria e esponendo alcune delle loro opere. Due parole su Claudio Mracic. Claudio Mracic ha donato molto recentemente i quattro evangelisti alla Fondazione. Ecco, si tratta di sculture di impatto straordinario, non solo per il colore, ma anche proprio per gli atteggiamenti, che sono atteggiamenti molto umani, anche se sono atteggiamenti molto sintetizzati e scarnificati. Sono sculture alle cui spalle c'è il romanico, per dire, ma c'è anche il bizantino. Ecco, c'è questa idea, insomma, di una sacralità che si manifesta nella quotidianità. Alle mie spalle qui c'è una serigrafia di Luigi Veronesi. Luigi Veronesi è uno dei grandi maestri dell'astrattismo italiano fin dagli anni 30. Si tratta di un autore che insegue la poesia attraverso la geometria, potremmo dire così in maniera molto sintetica, perché le sue forme geometriche che si intersecano, che si equilibrano, eccetera, alla fine hanno un grande impatto di levità, di leggerezza. Viene da citare Calvino, insomma, la leggerezza come una delle qualità fondamentali della scrittura, potremmo dire la leggerezza come una delle qualità fondamentali dell'arte della visione. Grazia Varisco è un artista milanese di alta notorietà ed è in qualche modo dentro la stessa area di ricerca in cui stava Luigi Veronesi, no? Perché anche qui si vede che c'è alla base la proposta di un fatto geometrico che però dopo appunto viene modificato e variato anche attraverso il colore in modo da diventare un oggetto strano, un oggetto mai visto e quindi un oggetto interessante, intrigante per questo. Queste forme le intitolava extrapagine perché fanno venire in mente quelle pagine dei libri che escono dal confine, diciamo, del libro perché sono state piegate male, eccetera. E questo è un elemento di fantasia che permette all'autrice di creare queste forme estremamente intelligenti, oltre che eleganti, con pochissimi mezzi. Giorgio Cosarini è un pittore di Pordenone, è purtroppo mancato alcuni anni fa, che dipinse per parecchi anni della sua vita, poi, a meno da quanto io so, smise di dipingere e passò, diciamo così, a fare l'antiquario. In queste opere, che sono della sua giovinezza, perché sono del 72, lui già affrontava il tema che oggi chiameremo tema dell'ecologia. Questa, infatti, è una serigrafia intitolata Irreversibile agonia. E si capisce perché c'è una figura umana, rossa, che si divincola, come se fosse colpita da un male, dal male della natura. Cioè Cosarini vedeva già molto bene in quegli anni il tema del contrasto tra la vita artificiale e la vita naturale e riusciva a parlarne con la finezza, con la delicatezza e con l'eleganza che vediamo per esempio in questa serigrafia. Parliamo un attimo di questa splendida xilografia di Luigi Spazzal. Egli era un poeta proprio, no? Costruiva queste sue carte con estrema attenzione, con estremo equilibrio. Questa è molto importante, molto interessante perché è del 45 e quindi porta ancora dentro gli elementi della guerra che forse non era neanche finita nel momento in cui lui l'ha fatta. Infatti si vedono, no? Ci sono le croci, c'è l'elemento sacro, c'è il gallo che canta, che potrebbe essere anche un riferimento evangelico.
Ma tutti questi elementi, che sono elementi di storia, diciamo così, lui li risolve in questa bellissima, secondo me straordinaria, immagine che rimane viva, fissa, insomma, nella memoria e che ci dice di un momento tragico della storia italiana. Concetto Pozzati è un artista bolognese, è uno dei più noti artisti della seconda metà del Novecento. Pozzati è un artista che mette assieme molti elementi linguistici tratti dalla realtà, per esempio in questo caso le rose, no? Oppure questa idea di staccionata, e li mette assieme con immagini un po' di fantasia, come può essere questa specie di prato verde, ma che non è un prato, è una serie di segni verdi per terra. Lavorando in questo modo lui crea degli equilibri tra ciò che è figura e ciò che è astrazione, e sono equilibri che mettono in evidenza il lavoro che lui fa con i segni culturali del suo tempo. Cioè proprio questo mescolare figurativo e astratto per ottenere una sintesi che alla fine noi possiamo anche chiamare figurativa, ma con elementi di astrazione, proprio questo mescolare, questo ricavare i suoi elementi linguistici da qualunque elemento della realtà è il segno della sua riflessione su ciò che l'arte era diventata dopo le avanguardie storiche. In un certo senso l'arte era diventata un grande magazzino pieno di infiniti segnali, di infiniti segni da cui ogni artista poteva ricavare quello che credeva, quello che voleva, quello che sentiva più consono alla sua attività. Danilo Jejcic è un artista sloveno che lavora un po' come Luigi Veronesi partendo da temi o da figure geometriche, no? E anche lui cerca attraverso la figura, latamente parlando geometrica, di creare delle situazioni visive che abbiano leggerezza, che abbiano fantasia, che abbiano vitalità. È uno che lavora all'interno di quello che possiamo chiamare il costruttivismo, all'interno di questo grande alveo dell'arte contemporanea che comincia, si può dire, con Mondrian, va avanti con Theo van Doesburg e poi con Malevich, eccetera. Un grande fiume, diciamo, che porta con sé tante cose diverse. Oggi diciamo che questo tipo d'arte è meno testimoniata, si può dire, ha perso un po', diciamo, della sua forza. Negli anni 70 e 80, quando queste serigrafie che voi vedete alle spalle venivano fatte, era invece uno dei filoni fondamentali del contemporaneo. Questo però non significa che domani noi non ci possiamo ritrovare nuovamente con una grande frequenza, ecco, di questo genere d'arte, perché l'arte non è mai finita, i linguaggi artistici non sono mai esauriti una volta per tutte. Questa è una veduta di Assisi fatta da Elio Ciol, che è uno dei maestri della fotografia italiana, di cui è stata presentata pochissimo tempo fa una grande mostra tutta sul tema Assisi. Perché viene riesposta in questo caso? Proprio per sottolineare il fatto che Elio Ciol ha donato, dopo la sua mostra, alla Fondazione ben 24 immagini di quella mostra. Ci permettono queste immagini, volendo, di ripetere una breve mostra su Assisi, perché in realtà 24 immagini sono una sintesi magnifica di tutta quella mostra, che ne contava molte di più. Però qui abbiamo l'essenza della fotografia di Ciol, che è una fotografia che tende sempre a fermare l'attimo e a dare di quella parte del mondo che viene presa in considerazione un'idea di eternità, di proprio ricavare l'eterno che si vede nella realtà. Questo in fondo è l'atteggiamento metafisico di Ciol. Gianmarco Roccagli è un pittore di origini marchigiane, ma che vive da molti anni a San Vito, quindi un friulano d'adozione, diciamo così. Lavora ricavando dall'arte antica che lui guarda, dall'arte rinascimentale meglio, che lui guarda con occhio molto attento, ricavando degli elementi di saldezza, di fermezza e di finezza cromatica che poi traduce in invenzioni che sono del tutto personali. Allora, questo che abbiamo alle spalle è un uovo, come si vede, no?
Quello che succede davanti a opere di questo genere, in questa sala ce ne sono 8, succede che noi siamo come di fronte a un'apparizione, di fronte all'apparizione di una pittura che è fatta dal colore, e solo dal colore, e dal colore trattato secondo determinate formule, trattato perfettamente. Uno potrebbe pensare che queste cose sono fatte col computer, no, sono fatte con la manina, cioè Rocagli ci tiene a questo, dice no, io questo lavoro lo faccio e posso farlo soltanto attraverso l'uso delle mie mani, della mia vista e della, chiamiamolo, background culturale, del fondo culturale che ho alle spalle. Cerco un'arte ferma, un'arte in qualche modo metafisica, un'arte che se si muove soltanto per i rapporti cromatici che sono dentro, ma da cui in realtà l'idea di movimento e di tempo viene esclusa.